In un anno abbiamo tirato il bilancio, c'è chi ha messo un chilo in più, noi abbiamo messo qualche metro in più, qualche metro nel senso che l'anno scorso avevamo appena anticipato quello che poteva essere lo sviluppo di una borsa con l'appuntamento di Ischia. Quest'anno, a distanza di un anno da quell'appuntamento, abbiamo consolidato questo appuntamento in questo spazio ampissimo che la BIT ha messo a disposizione per questo fenomeno. Ringrazio i collaboratori che comunque hanno aderito a questa iniziativa e credo che abbiamo iniziato un percorso che nel futuro vedrà sempre di più sia le Film Commission che gli enti territoriali proposti per la promozione del territorio attraverso il cineturismo trovare una loro collocazione naturale qui all'interno della BIT e a Ischia chiaramente per l'altra faccia della borsa. Abbiamo presentato il primo studio italiano sul fenomeno del cineturismo. Abbiamo voluto presentare lo studio proprio in modo provocatorio, perché c'è bisogno di avere effettivamente quelli che sono i dati. Anzi, su questo invito, così come hanno fatto anche le Marche, nel creare un proprio studio regionale sul fenomeno del movimento del cineturismo, anche le altre regioni italiane a fare la stessa cosa, anche perché il cineturismo è un fenomeno che ha bisogno dei suoi osservatori. Se tutto questo si riesce a farlo a livello regionale è ancora meglio, perché poi questi dati troveranno la loro collocazione naturale all'interno della BCT, anche perché bisogna poi pensare al futuro, bisogna pensare alle future nuove professioni che verranno create, dalle guide sui movie tour al progetto scolastico che entra all'interno delle università. Ci sono già delle tesi di laurea che comunque trattano questo argomento importante del marketing territoriale attraverso l'opera audiovisiva. Sono molto contenta che questa cosa si sia sviluppata fino a questo punto. Seguiamo la BCT già dall'anno scorso a Ischia e era veramente tempo che si facesse attenzione, si facesse cassa di risonanza sul fenomeno del cineturismo. La Regione Marche lavora da tanti anni sulla tematica di cinema e territorio. Abbiamo cominciato con una filmografia, pubblicato una filmografia marchigiana, con una movie map che 10 anni fa era veramente antesignana, cioè era una primizia. Siamo profondamente convinti che una film commission in generale riesca ad attrarre produzioni nella misura in cui ha coscienza della filmogenia di una regione, conosce, divulga l'idea di come l'immagine di quella regione sia stata